anzi da ieri sera l'acqua non può andare quella della fontana dei quattro. No, precisiamo. Da ieri sera all'improvviso l'ARPAC ci invia un fax nel quale si è scritto che in seguito ad un prelievo fatto dall'ASL presso la fontana dei quattro leoni è venuto fuori un valore di tetracloroetilene, che poi è lo stesso che è venuto fuori al pozzo della frazione chiusa a Montoro Superiore, oggi città di Montoro, che era al di sopra della norma. Questo ieri sera. Alla luce di questo fax, l'ARPA, che è ovviamente organo ufficiale dello Stato e della Regione Campania in materia ambientale, in qualità di sindaco ho sentito il dovere in via precauzionale, anche se era molto tardi ieri sera, di emanare un'ordinanza per inibire l'uso dell'acqua potabile in tutta la città. Perché a differenza di quanto è accaduto a Montoro, dove l'alto colore ha potuto nell'immediatezza dimostrare che era soltanto il pozzo di chiusa interessato a questo valore fuori norma, nel nostro caso era da una fontana pubblica, e quella fontana pubblica prende acqua da più serbatoi sostanzialmente, per intenderci. Allora, nell'immediatezza l'ordinanza, innanzitutto per la salute pubblica e in via precauzionale. Quindi abbiamo fatto stampare stanotte dei manifesti, degli avvisi, abbiamo affisso davanti a tutti gli esercizi pubblici, soprattutto i bar e così via. E poi però la richiesta da parte dell'amministrazione, del sindaco, e ho ottenuto questo, devo dire, di non aspettare la giornata odierna per ulteriori prelievi e di non aspettare le 48-72 ore per i risultati di analisi, ma la richiesta all'ASL, in presenza dei carabinieri che ovviamente hanno dato un ausilio a questa richiesta del sindaco, e all'ARPAC di farli stanotte i prelievi, immediatamente, ed immediatamente dove? Su tutti i pozzi della città, su tutti i serbatoi della città e quindi persino sulle sorgenti. Allora, tutte le fonti di approvvigionamento idriche sono state stanotte prelevate da chi? Dall'ASL e dalla nostra società di servizi in contraddittorio con il nostro laboratorio dell'ASL in presenza dei carabinieri. E stamattina alle 8 immediatamente il laboratorio dell'ARPAC ha attivato le procedure per queste analisi che si stanno tenendo in questo momento anche qui in contraddittorio in nostra presenza. I risultati arriveranno nelle prossime ore. Certo. Intanto sono andato un botto davanti all'ospedale certo. Lambrotti e si sta provvedendo a distribuire l'acqua imbottigliata per gli anziani. Perché ho chiesto questa tempestività? Innanzitutto per avere subito una chiarezza rispetto a dati che sono in forte contraddizione con quello che è un andamento storico. Non so se l'ho detto precedentemente, ma noi abbiamo analisi di routine tutte le settimane per legge. Ogni venerdì facciamo i prelievi su tutti i serbatoi e su tutti i pozzi. Queste analisi sono sempre incrociate dall'ASL che fa le sue e che quindi verifica che tutto sia a posto. E abbiamo un piano di campionamento delle analisi che entro gennaio di ogni anno viene approvato dall'ASL. Quindi voglio dire, i dati storici che noi abbiamo sono dati che non hanno mai avuto segnalato problemi di questo genere e di tetracloroetilene. E questi dati storici li abbiamo consegnati a chi di dovere, per un fatto di trasparenza e anzi anche per consentire il lavoro ad altri organi. Dopo la vicenda di Montoro, che si è verificata sabato 4 gennaio, se non vado errato la data era il 4 gennaio, in via prudenziale ho chiesto al presidente della Irno Service di staccare il funzionamento di un pozzo, precisamente il pozzo di via Celentane, che si trova a 200 metri in linea d'aria dal pozzo di chiusa della frazione di Montò, in via precauzionale, perché noi i dati che avevamo su quel pozzo delle analisi erano a posto, chiaramente. Ho chiesto di staccarlo, non avevamo problemi di approvvigionamento idrico, la salute pubblica era una priorità e ho chiesto anche di fare delle nuove ulteriori analisi non solo su quel pozzo ma su tutti i serbatoi e su tutti i pozzi partendo da quel pozzo, e anche questi dati che ci sono stati consegnati il 9 gennaio non ci davano valori fuori dalla norma. Anche perché c'è un chiarimento da fare, cioè che i pozzi sono nella zona alta di sopra, quindi non c'è il rischio di inquinamento eventualmente dalle concerie. No, noi abbiamo dei serbatoi che sono quelli di accumulo dell'acqua che sono tutti nella zona alta e poi abbiamo dei pozzi che sono alcuni a valle e alcuni a monte, e in più abbiamo delle sorgenti che sono ovviamente a monte, quindi è una situazione un po' mista sostanzialmente. E per quanto riguarda poi il lavoro che stiamo facendo, è quello: abbiamo chiuso le scuole, chiaramente abbiamo chiuso tutti i fontanini pubblici e abbiamo poi chiesto alla prefettura, che ci sta dando
una grande mano con i vigili del fuoco da stanotte, di mandarci subito una cisterna che è già arrivata. Io ho chiesto di mandarla subito all'ospedale che ha esigenze prioritarie. Arriverà di qui a poco un'altra cisterna anche per il resto della città, di acqua anche questa non potabile, perché acqua che viene potabile alla fonte ma poi messa in una cisterna, quindi c'è tutta poi una procedura per renderla potabile. Poi vedremo anche per quanto riguarda l'approvvigionamento di acqua potabile, ci stiamo attivando anche per l'acqua potabile. E poi come comune abbiamo, ovviamente stiamo acquistando dell'acqua potabile da dare agli ammalati, agli infermi, agli allettati, alle persone che non possono uscire di casa e che non sono in condizione in questo momento di rifornirsi autonomamente di acqua potabile. Però io attenderei con serenità quelli che sono gli sviluppi dei dati scientifici che ci verranno e poi verificheremo, anche perché con i prelievi fatti su tutti i serbatoi e su tutti i pozzi noi siamo in condizione di capire se dovesse esserci qualche problema, e ci auguriamo che il dato di ieri della Fontana dei Leoni non sia riconfermato, ce lo auguriamo, ma se dovesse esserci qualche problema anche di localizzare e di capire dov'è il problema, perché in questo momento sono stato costretto ad emettere un'ordinanza che riguarda tutta la città, però adesso con questi prelievi fatti ieri noi siamo in condizione di capire eventualmente dov'è il problema. Sindaco, un'altra domanda. A Mondoro c'è stato un po' di malinformazione sugli atti quotidiani della gente. In attesa delle analisi certe che arrivano nelle prossime ore, possiamo dire un po' ai cittadini cosa possono fare o meno negli atti quotidiani? Cioè quest'acqua non deve essere ingerita, ma la gente, la domanda che fa in modo proprio esplicito, ci possiamo lavare questi atti quotidiani? Cosa vogliamo dire ai cittadini? Non può ingerire l'acqua e non può utilizzarla nemmeno per cucinare. Questo è quello essenzialmente. Poi ovviamente chi ritiene anche di non utilizzarla per, non sarò certamente io a dire che lo può fare per, però in questo momento c'è un'ordinanza di non utilizzare l'acqua per uso potabile. Ricordiamo un'ordinanza solo precauzionale, rimaniamo in attesa di analisi specifiche che ci diranno un po' se quest'acqua effettivamente ha valori alterati o eppure dov'è il pozzo inquinante, se uno o più pozzi, diciamo. Certo, perché queste analisi sono in contraddizione con quelli che sono i nostri dati storici di analisi fatte nel tempo. Allora bisogna anche capire come immediatamente, eventualmente, come compaiono all'improvviso questi dati, da un giorno all'altro. Come è possibile che valori che dovrebbero crescere nel corso del tempo invece compaiono, almeno dai dati che abbiamo. Io parlo da un momento. Un ringraziamento al sindaco Pignola, ricordiamo, primo cittadino della città di Sotto. Grazie.